Ciao a tutti amici della libreria di Mano in Mano, sono Raffaella e oggi vi voglio parlare di un libro culto che ha cambiato la vita di milioni di persone, soprattutto donne. Si tratta di Donne che corrono coi lupi della psicoanalista junghiana Clarissa Pinkola Estés. Questa studiosa ha fondato una psicanalisi del femminile intorno a una intuizione, quella della donna selvaggia, della donna lupo. Che cos'è questa donna lupo? È una forza psichica potente, istintuale, creatrice, presente in ogni donna, ma spesso soffocata da paure, insicurezze, stereotipi. Molto originale è il metodo utilizzato da Clarissa Pinkola Estés, che attraverso un lavoro di ricerca ventennale usa le fiabe e i miti presenti nelle diverse tradizioni culturali per aiutare il lettore a scoprire chi è veramente, a liberarsi dalle catene di un'esistenza non conforme ai bisogni più autentici e aiuta quindi il lettore a correre con il proprio sé. E di qui il titolo Donne che corrono coi lupi. È un saggio non facile, è un saggio da studiare, da leggere e rileggere, sottolineare. È un libro che secondo me ogni donna dovrebbe avere nella sua libreria e ogni tanto prenderlo e leggerlo. Per me personalmente è stato un libro molto importante che è arrivato in un momento di difficoltà in cui stavo ricostruendomi. Quindi lo propongo anche ai nostri ascoltatori, sperando possa essere utile anche a tante altre donne in rinascita. Difficile trovare un brano indicativo, quindi pensavo di leggervi la prefazione di questo testo per incentivare la lettura poi di tutto questo saggio, davvero davvero molto interessante. Siamo pervase dalla nostalgia per l'antica natura selvaggia. Pochi sono gli antidoti autorizzati a questo struggimento. Ci hanno insegnato a vergognarci di un simile desiderio. Ci siamo lasciate crescere i capelli e li abbiamo usati per nascondere i sentimenti. Ma l'ombra della donna selvaggia ancora si appiatta dentro di noi, nei nostri giorni, nelle nostre notti. Ovunque e sempre, l'ombra che ci trotterella dietro va indubbiamente a quattro zampe.